addentare un Big Mac rimanendo comodamente a Isernia presto sarà possibile. L'utilizzo dell'avverbio di tempo è probabilmente azzardato, non si hanno infatti notizie sulla tempistica. Certa invece è l'intesa tra i responsabili di area della più famosa catena di fast food al mondo, la McDonald's, e i proprietari dei terreni dove spunterà l'insegna con la M gigante gialla su sfondo rigorosamente rosso, l'inconfondibile brand della catena americana. A comunicarlo con una nota che subito è stata ripresa dai social, troppo gustosa in questo caso la notizia, senza alcun riferimento all'hamburger, sul quale le opinioni sono le più disparate, un raggiante sottosegretario alla giunta regionale, l'isernino Roberto Di Baggio. Ringrazio i fratelli Antenucci per aver messo a disposizione i terreni e lo staff organizzativo del McDonald's che ha deciso di investire sul nostro territorio, il che avrà ricadute occupazionali e di sviluppo notevoli, ha rimarcato l'esponente del governo regionale. A proposito della location individuata, di fronte l'Hotel Europa tra il centro commerciale e l'Eurospin, e in effetti i posti di lavoro dovrebbero essere una ventina. Il bacino d'utenza invece degli estimatori di hamburger e patatine travalica certo il capoluogo pentro, rivolgendosi all'intera provincia. La notizia diffusasi in queste ore ha già creato un certo dibattito tra gli amanti del Big Mac e quanti sostengono la necessità di continuare a identificare il territorio con la qualità delle eccellenze locali. Insomma, altro che hamburger, viva il caciocavallo! In realtà le due cose non confliggono affatto. Le questioni sollevate dagli isernini che abbiamo sentito stamane sono altre. Se ci sta è meglio, se non c'è non è che mi cambia la vita, quindi è sempre una cosa positiva che ci saranno sempre qualcuno che ci lavorerà dentro. L'importante è che sia della zona. E se mettono gente del posto a lavorare, ben venga. No, siamo favorevoli, perché almeno abbiamo un altro grande McDonald's che a tutte le parti stanno e qui non c'è. Non sono molto pro a questi fast food in genere, perché sono un po' contro gli allevamenti intensivi e tutte queste politiche che ci stanno dietro. Quindi per me non è ideale, poi vabbè, sono scelte. Io penso che onestamente il mettere il McDonald's qua a Isernia, come opinione mia personale, sia una buona idea, però potrebbe portare dei problemi con la ristorazione locale, perché secondo me siamo poche persone e poi tutti i giovani sono attaccati, siamo giustamente attaccati alle novità e a vedere poi McDonald's che è una multinazionale andremo tutti là. È ancora un danno per il centro storico perché è un allontanamento di potenziali clienti, anche se non è nel mio settore, ma penso che sia nel settore del divertimento e della sera. Quindi è uno dei settori che funziona, penso che questo sia deleterio ancora una volta per il centro storico. Questo è quello che ne penso e non devo aggiungere altro. E nella legittimità di ogni parere, ci mancherebbe, c'è già chi replica. Ogni novità che aumenti l'offerta e la possibilità di scelta a disposizione degli utenti / clienti è ben accetta. Come si dice in questi casi, staremo a vedere.